Allora, Matte, riavvolgiamo un attimo il nastro perché questo per te è un periodo davvero molto importante. Intanto cominciamo dal raccontare la convocazione con la rappresentativa Lega Pro. Ieri il debutto, due gol, insomma è andata molto bene. Sì, è stata una partita interessante. La Salernitana è una bella squadra, comunque anche noi abbiamo giocato molto bene. Ho fatto un ruolo che qua non faccio molto spesso, l'esterno alto, però mi sono trovato bene. Che esperienza è stata questa per te e cosa ti ha dato? Stata una bella esperienza, comunque un viaggio lungo. È sempre bello fare nuove esperienze, giocare con nuovi compagni, è stato interessante. Questo è un anno molto particolare, stai scalando categorie, graduatorie, sei partito con gli under 16, poi under 17, sabato scorso anche la convocazione con la primavera, insomma un anno da incorniciare per il momento. Sì, è solo l'inizio. Per me non ho ancora raggiunto niente. Il mio obiettivo è di arrivare in alto e lavorerò per arrivarci. Come ti trovi con Lentella? Mi trovo molto bene, è una società tranquilla, hanno saputo valorizzarmi, sono in buon rapporto col direttore e mi trovo bene. Qualche differenza anche tra le varie leve nelle quali hai militato anche soltanto in questa stagione? Insomma, a partire dai 16 hai cominciato a fare gol con gli under 16, poi 17 gol con gli under 17, le differenze che hai notato anche a livello di allenamento? La differenza principale che si riesce a notare è l'intensità d'allenamento, i contrasti sono più duri, bisogna ragionare più velocemente. Pian piano mi sono adattato settimana dopo settimana e ora mi trovo bene, dai. Fissa un sogno, guarda un obiettivo, dove vuoi arrivare? Non si dice, non si dice. Comunque in alto.